Mario Mauro, allora il leitmotiv di questo tour di Forza Italia è ripartiamo, ma ripartiamo da dove? Intanto dal fatto di mostrare agli italiani che può essere ancora credibile un'ipotesi di governo del centrodestra in Italia, che si gioca soprattutto su due aspetti, quello dell'economia e quello della sicurezza, perché economia e sicurezza rappresentano anche in sostanza le sfide maggiormente percepite dai nostri concittadini. Sfida in economia vuol dire far tornare a crescere il paese, cosa di cui il centro-sinistra si è mostrato incapace e che non è nella cultura del Movimento 5 Stelle. Sfida nella sicurezza vuol dire entrare da protagonista nella soluzione di problemi che hanno sì carattere locale ma anche genesi globale e rispetto alle quali bisogna comprendere e far comprendere che cosa vuol dire che l'Italia è paese determinante e cruciale nell'area euro-mediterranea. Tanti bilancini del centrodestra che assurgono ad essere ago della bilancia, in realtà Berlusconi oggi domina ancora le scene, come se ne esce fuori da un progetto per un progetto unico che appunto contrasti il populismo, contrasti il PD eccetera eccetera? Il mio suggerimento è molto semplice, tanta umiltà e condividere l'idea di mettere la forza di tutti sulla stessa mattonella per riuscire ad essere realmente determinanti, diversamente invece di essere sostenitori del personalismo come nella cultura cattolico-liberale di Mounier e di Maritain, saremo solo dei propagandisti dei personalismi più stupidi. Quella parentesi che ha in qualche modo ritagliato nella sua esperienza politica fuori anche da Forza Italia, che cosa l'ha insegnato e che valore può portare al suo rientro, diciamo? Che c'è una solida fetta dell'elettorato italiano, che è un elettorato di centro e moderato, che in questi ultimi mesi ha sentito con soddisfazione Silvio Berlusconi tornare su posizioni europeiste e popolari, che credo siano un po' il DNA di tutto il movimento centrale.